Benzo, ricostruisci il Bari dopo la clamorosa sconfitta al 94esimo-5esimo in finale playoff? Va bene, ragazzi, siamo qui per un'altra operazione rinascita dopo quella con il Leicester, dopo quella con il Malaga, retrocesso in Serie C spagnola. Oggi siamo qui con il Bari perché? Beh, perché ha perso la finale playoff in una maniera veramente clamorosa contro il Cagliari e ho voglia di ricostruire questa squadra per dargli la possibilità di tornare in Serie A e di dimostrare tutto il suo valore. L'obiettivo sarà quello di vincere la Serie A. Inoltre faccio questa operazione di nascita perché io sono legato al Bari, non perché sia tifoso, non perché conosca la squadra, ma semplicemente perché io ho un po' il sangue pugliese. Mia nonna è pugliese, ho una casa in Puglia e quando in estate ci vado passo sempre vicino al San Nicola e mi ricordo che da ragazzino ogni volta che passavo davanti a questo stadio rimanevo sempre sbattezzato, ad occhi aperti, veramente bello, e non sono mai riuscito a vederlo dall'interno, quindi avevo voglia sinceramente di fare questa operazione rinascita. Sotto nei commenti mi raccomando consigliatemi un'altra squadra da utilizzare per una nuova operazione rinascita e mi raccomando iscrivetevi al canale se vi va. Andiamo subito a vedere nel dettaglio la rosa. Ci troviamo davanti questo 4-3-1-2 che a me non dispiace sinceramente per evitare di utilizzare gli esterni, ma non sapremo mai quello che ci riserverà il futuro. Per quanto riguarda la brosa abbiamo un po' di giocatori che voglio dare in prestito. Non so sinceramente la fine che farà Caprile. Dovesse arrivarci un'offerta interessante, probabilmente la prenderemo in considerazione. Ci sono poi un paio di giocatori in prestito. Ho provato ad informarmi e chiaramente sembra che Folorunsho non rinnoverà questo prestito al Bari. Io per il momento lo tengo, ma lo lascerò andare. Per quanto riguarda Benedetti, in realtà bisognerebbe trovare un accordo con la Sampdoria. Però considerato il fatto che la Sampdoria è retrocessa, è possibile che o voglia far cassa o comunque si voglia tenere il giocatore. In questo caso immagino voglia far cassa e quindi io Benedetti per il momento me lo porto a casa. Il Bari parte con 8 milioni di budget, proverei subito a fare qualche scambio perché abbiamo dei giocatori molto in là con l'età che chiaramente in un'operazione rinascita sono poco utili. Chiedo subito scusa ai tifosi del Bari in caso dovessi vendere qualche loro idolo, ma chiaramente nell'ottica di un'operazione rinascita tutti questi giocatori con 31, 30, 30, 32 anni devono essere ceduti. Quindi inserisco Bellomo per cercare di abbassare il prezzo, 1.300.000, clausola della rivendita al 5% e secondo me Benedetti ce lo portiamo a casa. 1.650 va bene, ci sto. Per quanto riguarda Sebastiano Esposito, dico la verità, secondo me per quello che ha dimostrato il giocatore e per come è rimasto legato al Bari, nella realtà si potrebbe quasi tentare un rinnovo del prestito. Io per comodità lo vado ad acquistare, così mi porto a casa un attaccante che potrò avere quasi fino alla fine. 2 milioni più clausola della rivendita. Vabbè, dai, io ci posso stare. Preso Sebastiano Esposito. Bei tempi quando Seba era protagonista della nostra carriera giocatore. Seba, non so se starai mai guardando questo video, ma ti mando un saluto e un abbraccio. Purtroppo io ho un problema per quanto riguarda la Serie B. Non ho mai il tempo di seguirla e quindi non so chi è stato il miglior giocatore del Bari quest'anno, chi meriterebbe la conferma, chi meriterebbe la cessione. Dorval non mi sembra un cattivo terzino, quindi vorrei provare a puntare su di lui. L'obiettivo della società è importante, dobbiamo conquistare la promozione diretta, quindi dobbiamo comprare giocatori che possano crescere in maniera importante questa stagione. Sfidando lo Schalke 04 nel torneo precampionato mi è venuto in mente un nome per rinforzare il centrocampo, giocatore che abbiamo utilizzato in maniera abbondante anche nella nostra vecchia carriera allenatore con lo Schalke, ovvero Rodrigo Serpeverde Zalazar, centrocampista centrale 73 di overall, dallo Schalke 04 retrocesso nella realtà. Alla fine arriva per 5.600.000 più Mattia Maita. Direi che è veramente un ottimo colpo il nostro. Vista la buona presenza di calciatori francesi all'interno della rosa, Mohamed Kaba secondo me può essere un ottimo rinforzo per la mediana. Vorrei provare ad acquistarlo Kaba perché ha un bel mediano fisico, secondo me a centrocampo e in Serie B può quasi fare la differenza. Ci posso stare, però per 2 milioni, dai, per 2 milioni ci posso stare. Visti i buoni rapporti che abbiamo con l'Inter, data la situazione di Sebastiano Esposito, proviamo a prendere Alessandro Fontanarosa, che è... ha bisogno di giocare, di uscire un po' dal guscio della primavera dell'Inter, quindi 1.600.000 per i nerazzurri forse potrebbe essere la cifra giusta. È la cifra giusta, un ottimo centrale di difesa. Provo a chiudere il calciomercato con un colpo impossibile, ovvero Diego Palacios da Los Angeles, giocatore che sta facendo veramente i buchi
in MLS, non so se si trasferirebbe mai in Serie B italiana, non mi interessa, problema suo. Se gli dessimo Giacomo Ricci, dai, proviamo a dargli Ricci. Un po' mi dispiace perché volevo puntare almeno per quest'anno su Ricci, però potrebbe valerne la pena. 2 milioni e 100 più Ricci, andata, ha preso Palacios. Questa è la nostra formazione titolare con tutti i nuovi acquisti in campo. Non mi dispiace, le potenzialità per andare direttamente in Serie A le abbiamo e in panchina abbiamo dei discreti sostituti. Occhio, 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 perché siamo a maggio, c'è stato un finale di stagione davvero molto importante, devo ammettere. Abbiamo perso contro il Pisa, però marzo e aprile le abbiamo vinte praticamente tutte, anche a febbraio, raga, un mese pieno di vittorie, quello di febbraio. Siamo arrivati primi, ok, ci sta, un pochettino me l'aspettavo, non credevo primi. Come potete notare, ho inserito all'interno della classifica anche le squadre che sono retrocesse quest'anno dalla Serie A. E lo Spezia torna con noi direttamente. Molto molto bene, raga. A questo punto mi aspetto una crescita importante da parte dei nostri. E così è, non posso che essere soddisfatto. Aprile è diventato un 75, Palacios è diventato un 76, Fontanarasa si fa più 4, diventa un 71, anche Dorval diventa un 71, però più 5 nell'overall. Cava più 4, 72, Zalazar più 4 diventa un 77 con 10 gol e 12 assist. Super attivo e propositivo. Folorusso il prossimo anno tornerà al Napoli, anche se devo ammettere che da overall potrebbe tranquillamente anche ritornare al Bari. Vediamo Sebastiano Esposito, 20 gol, come Khedira che ne ha uno in più. Esposito diventa un 74, Khedira diventa un 74. Quindi da questo punto di vista davvero molto molto bene. Al volissimo, statistiche giocatori, perché Brunori il miglior marcatore. Per quanto riguarda gli assist abbiamo Zalazar insieme al mitico Poyan Palo e Caprile a 16 reti inviolate, spettacolare. Per questa seconda stagione abbiamo come budget trasferimenti 13 milioni di euro e una rosa che senza Folorusso si accorcia parecchio, devo ammettere. Siamo abbastanza corti, quindi vorrei allungare la rosa e vedere se Zalazar fa upgrade da trequartista. Mi sa che abbiamo un nuovo trequartista. Serve a questo punto un altro centrocampista titolare e poi Mallamo e Benedetti sono degli ottimi sostituti, secondo me. A quel punto la difesa per me va rinforzata. Eccolo qua il cambio ruolo di Zalazar. Effettivamente fa un più uno di overall che ci facciamo andare benissimo. Per allungare la difesa ho acquistato Filippo Missori dalla Roma per 1.400.000, avevo bisogno di un terzino di riserva. E poi, dato che il Bologna è retrocesso in Serie B, ho preso Lukumi come difensore centrale a 11.300.000. Ho venduto Benali e quindi mi serve una mezzala sinistra. Laszlo Benes secondo me è perfetto, viene dall'Hamburgo, Serie B tedesca, ha ancora un po' di tempo per crescere, mi piace perché è comunque un giocatore abbastanza tamugno, mi verrebbe da dire che in Serie A potrebbe anche fare bene, non ho nessun giocatore da scambiargli. Quindi cerchiamo di stare un pochettino bassi, così riesco poi a fargli anche il contratto. 4 milioni e mezzo più il 15%. La loro controfferta è decisamente troppo alta, quindi noi ci alziamo lentamente. 4 milioni e 9, 5,3 ci potremmo quasi stare, ma secondo me 5 milioni è la cifra perfetta per Laszlo. Chiuso. Purtroppo ho fatto un grave errore di valutazione in questo calciomercato. Forse ho speso un po' troppo per Lukumi e mi sono dimenticato di prendere un altro centrocampista centrale, perché spostando Zalazar sulla tre quarti chiaramente si è creato un buco sulla mezzala destra e non ho soldi per prendere neanche qualcuno in prestito, raga. Quindi incrociamo le dita, vediamo un attimo gli obiettivi e nel prossimo calciomercato cercheremo... Evita la retrocessione. Ci proviamo, ma non ne sono convinto. Evita la retrocessione, però dobbiamo raggiungere gli ottavi di Coppa Italia. Vabbè, ok, non lo so. Finale di seconda stagione un po' disgraziato, devo ammettere. Vediamo come va, però, perché la Society is content. Termina. Vabbè, ragazzi. Cioè, ma di lusso proprio, di lusso. Di lussissimo, a 20 punti dalla retrocessione, 30 punti, quanti so. Ma spettacolo, uno spettacolino. Andiamo a vedere nel dettaglio però, perché Caprile è diventato un 80 ed è assurdo che non mi sia ancora arrivata una mezza offerta. Forse il prossimo anno, non lo so. Bene Palacios, Lukumi alla fine è diventato un 79. Fontanarosa, sono curioso di sapere se è cambiato molto con Vicari, Si è cambiato molto. Bene Dorval, Benedetti ha chiesto di essere ceduto. Scusami, Benedetti, ma per il contratto? Ma perché? Mi sa che stai giocando. Ho giocato Mallamo. Non lo so. Vabbè, Benedetti. Ti cederò.
ti cederò. Zalazar è diventato un 82, Esposito un 78, 12 gol alla prima stagione in Serie A, ci sta, che dirà, fenomenale, beh, che dire. Andiamo alla terza stagione. Terza stagione con 30 milioni, ma abbiamo già dato via il nostro caro amico Benedetti che aveva chiesto la cessione. Ci serve a questo punto un centrocampista centrale titolare e uno che possa far rifiatare e possa girare un po' ovunque, mi verrebbe da dire. Attenzione perché l'Inter arriva per acquistare Sebastiano Esposito. Vi dico la verità, mi svolterebbe il calciomercato, ma non glielo voglio vendere. Perché? Beh, perché non credo che l'Inter lo farebbe, nel senso, piuttosto si mangia le mani piuttosto che andare a fare un'offerta per ricomprarselo. C'è un chiaro obiettivo della società: acquistare almeno due giocatori provenienti da Sud America. Il primo, Fabrizio Dias, che ha il contratto in scadenza. Forse riusciamo a portarcelo a casa per veramente pochissimi soldini. Io spero sia forte. Non so se potrà fare il titolare. Lo spero ovviamente. 14 milioni più clausola, un gran colpo. Vediamo, vediamo, vediamo. Un 77! E da 21 anni, tantissima roba Fabrizio. Un buon ritorno, Foloruncio, serve, serve come il pane. Giocatore che può fare anche il trequartista, può coprire più di un ruolo, mi va benissimo. Me lo porto a casa, forse anche per una cifra abbastanza bassa, mi sembrava in scadenza. La clausola gliela buttiamo sempre, che fa comodo. Cerchiamo di risparmiare qualcosina. Preso, di nuovo Foloruncio. Ma cosa dite, lo trasformiamo trequartista? Il problema è che non so poi si giocherebbe. Ma sì, trasformiamolo, che all'evenienza è buono per le plusvalenze. Ho chiuso poi il calciomercato con Alan Maturro per concludere l'obiettivo dei sudamericani e Nolas Koen, che mi può fare più di un ruolo, quindi mediano, difensore centrale, centrocampista centrale, e l'evenienza può essere un buon sostituto. Abbiamo così la squadra un pochettino più lunga e rinforzata. Il prossimo anno bisognerà valutare alcuni uomini, capire se è il caso di fare una cessione importante per rinforzare più zone del campo, perché Fontana Rosa e Cabà mi devono fare veramente l'upgrade importante per essere riconfermati poi il prossimo anno. Un bel finale di stagione in questo 2025. Come siamo arrivati in classifica? Noni, cioè abbiamo migliorato la nostra posizione rispetto all'anno scorso di una posizione effettivamente. Non siamo arrivati decimi l'anno scorso, stiamo crescendo assolutamente bene, ma c'è qualcuno che si è bloccato. Come? Fontana Rosa alla fine più 3. Cabà a 23 anni non si fa nemmeno un punto overall. Bene Fabrizio Dias, che diventa un 81, si fa più 4 punti overall. Benes bloccato, può essere un buon sostituto. Zalazar diventa un 85. Esposito diventa un 83, però vedete, a differenza di Fontana Rosa, un 22enne buono a che overall è a 83. Che dire, è un 79. Prossimo anno per me bisogna potenziare l'attacco con un sostituto di livello e un mediano di livello. Chiaramente con Cabà e Benes che restano primi sostituti, quindi potrebbe servire anche un'altra mezzala. Come mezzala di sinistra vado su un brasiliano, Gabriel Sara, che in questo momento gioca al Norwich. Forse è arrivato il momento di dare qualcuno in scambio, raga, perché se no il mediano non riesco a prenderlo. 10 milioni più Benes per Sara. Shish, molto bene. Dagli svincolati per continuare un po' questa colonia francese. Arriva Michu. Era un giocatore del Paris Saint-Germain. L'abbiamo visto anche in una vecchia rebuilding con il Sunderland, se non ricordo male. E quindi direi che il centrocampo così è rinforzato, almeno sulle mezze ali. Guardate Sara che bel giocatore che è. Bello compatto, bello completo. Dovremmo forse migliorargli un po' il piede debole. Ma sì, dai. Però mi è perfetto perché si piazza qui sulla sinistra. Mi piace tantissimo. Continuano i buoni rapporti, almeno quando dobbiamo acquistare noi con l'Inter. Luciano Agumé potrebbe essere assolutamente il mediano che fa per noi. 15 milioni più clausola della rivendita. Hanno bisogno di tempo, dai che forse ce la facciamo. L'Inter accetta i 15 milioni e quindi abbiamo il nuovo mediano, Luciano Agumé. Mi piacerebbe che non si fosse già bloccato e così effettivamente è. Dai dai Luciano. Ho appena chiuso per il vice Sebastiano Esposito. Forse dall'altezza lo riconoscete già, è veramente, veramente enorme. Lorenzo Lucca arriva dal Tolosa per poco più di 16 milioni e mezzo ed è l'attaccante perfetto per noi. Do un'ultima occasione a Fontana Rosa e forse anche a Lucumi e Dorval e il prossimo anno miglioriamo anche la difesa. Ma ragazzi, sapete che in questo 2026, anzi in questa stagione, ho visto davvero degli ottimi risultati, la società è contenta. Sarei molto curioso. Cosa? Cosa? Terzi?
Stavo per dire, sarei molto curioso perché per me una Coppa Europea ce la siamo conquistata. Ma non credevo di essere arrivato a una decina di punti dall'Inter, a 3 punti dal secondo posto. Cavolo, questa era un'ottima opportunità proprio per vincere il campionato. Il prossimo anno ci facciamo la Champions. E che cosa dobbiamo migliorare? Dobbiamo migliorare la difesa, perché con un bel miglioramento in difesa e un piccolo miglioramento in attacco, secondo me siamo a posto, perché Caprile è diventato un 87. Lukumi, solo che Lukumi, ragazzi, secondo me servirebbero quasi 2 difensori centrali. Dorval è diventato un 80, io me lo posso concedere. Benissimo Agumè, come potete vedere ho venduto poi Kabà. Ha chiesto di essere ceduto, è stato venduto al Wolverhampton, è un 77, grazie per tutto quello che hai fatto. Fabrizio Dias diventa un 83, Sara diventa un 82, Dias segna anche molto, Michu diventa un 78, qua davanti invece Zalazar diventa un 87, non riesce a fare tanti gol e tanti assist, però è sicuramente molto utile. Sebastiano Esposito diventa un 88, poi abbiamo Khedira che è un 81 e Luca che non gioca praticamente mai, è un ottimo sostituto di Khedira. Allora Luca accetta turnover, va bene, io Khedira me lo tengo. Attenzione raga, perché in questa nuova stagione, visto che siamo arrivati terzi lo scorso anno, potremmo puntare alla vittoria del campionato con un buon calciomercato e, data la qualificazione in Champions, potremmo avere un bel budget trasferimenti. 116 milioni. Dai raga, il primo colpo, Nicolò Casale dalla Real Sociedad. Mi piace, è italiano, ha un overall ottimo per noi e, come potete vedere, ha la stessa età di Lukumi, ma 3 punti overall in più. Diamo alla Real Sociedad Fontanarosa, così possiamo risparmiare qualcosina sul cartellino di Casale. Attenzione, perché sono interessati a Fontanarosa. Possiamo chiudere a circa 34 milioni, 20 milioni più Fontanarosa. È un bel colpo. Tentiamo l'acquisto dell'anno, Alex Magno, lo voglio. Proviamo a dargli Luca, che non è riuscito a incidere. Non saprei quanto dargli, 25 milioni più Luca. Mi piace l'idea di avere Magno e Sebastiano Esposito uno a fianco all'altro, proprio perché forse nessuno delle due è una prima punta. Anche Esposito, secondo me, potrebbe rendere molto bene da trequartista o da seconda punta, sono sincero. Però voglio provare qualcosa di diverso, raga. 35 milioni più Luca è una cifra pazzesca. 37, accetto. Non voglio assolutamente dargli Khedira. Khedira rimane con noi. Ci portiamo a casa Thales Magno. Mi piace poi perché stiamo costruendo un... Tra l'altro Thales cresce ancora. Che dati. Un Bari sudamericanizzante tra Brasile. Poi abbiamo Ecuador, Colombia, Uruguay. Altro acquisto in difesa. Spero possa essere l'acquisto giusto. Sikou Niakate è mancino. Può giocare anche sulla sinistra. Quindi sarà il perfetto compagno di Casale. 42 milioni. Dai, va bene, ci sto. Probabilmente sto buttando i soldi. Proviamo a dargli di nuovo follow ruscio, dai. Voglio unire i fratelli Esposito, ragazzi. Per me può essere la mossa giusta. Esposito può giocare come sostituto di Sara, può giocare come sostituto di Agumè. Sono usciti anche i gironi di Champions. Siamo con Lione, Salisburgo e Celtic. Ma quali sono gli obiettivi della società? Raggiungi le raggiungi le semifinali. Ma voi starete scherzando, spero. E il campionato? Qualificati per la Champions League. Va bene. Occhio, perché la stagione sta prendendo una bella piega. Una bellissima piega, quasi inaspettata, mi verrebbe da dire! Quasi inaspettata mi verrebbe da dire! Perché non credo di avere la squadra per la finale di Champions. Ma ci siamo. Maggio 2027. E secondo me, raga, ho visto degli ottimi risultati. Potremmo essere anche campioni d'Italia. Guardate che roba. Mi ha un po' stupito, devo ammettere, perché sì, la squadra c'è, è forte, però non so se l'abbiamo da finale di Champions. Adesso me lo direte voi. Questo nel frattempo è il nostro percorso in Champions League. Abbiamo passato il girone, rischiando tra l'altro di non passarlo. Abbiamo battuto il Paris Saint-Germain 2-1. Ottimo, il Porto 4-1, stravinto, e poi ai rigori il Barcellona. Qualcosa di pazzesco. Adesso siamo contro l'Atletico Madrid. Abbiamo vinto anche la Coppa Italia, vero raga? Cioè potremmo fare il triplete ragazzi. Quasi non ho parole. La Serie A abbiamo vinta! Era questo in realtà l'obiettivo. 10 punti dalla Juventus e dall'Inter. Siamo campioni d'Italia. Mamma mia che spettacolo. Questa è la nostra formazione finale, che come potete vedere è forte effettivamente, perché abbiamo un portiere 89 e due attaccanti molto forti, con un trequartista
Sì, è forte, ma è da finale di Champions, sicuramente da vittoria di Serie A, ci sta. Caprile è diventato veramente un gran portiere, non credevo potesse crescere così tanto, e da 25 anni. Linea difensiva con Palacios, che è davvero un ottimo esterno, molto molto bene i due centrali, Casale e Niakate, 85-83, ho avuto difese più forti che hanno fatto fatica a vincere la Champions, soprattutto abbiamo Dorval titolare, non vedo l'ora di provarlo perché, oh raga, questo alla fine ha tenuto, non proprio il passo, però è diventato un 82, forse qui potevamo upgradare, ma l'idea di avere Dorval mi piaceva troppo. E devo ammettere che mi ha stupito anche Agumé, non credevo potesse crescere ancora così tanto. Credevo l'avessero downgradato parecchio. Fabrizio Diaz è diventato un 87 mostruoso, ma poi che mondiale ha fatto anche quest'anno? Spettacolare. Anche Sara alla fine è un 83. Non è che dici che è devastante, però guardate che bei dati. Molto equilibrato, bel giocatore, decisamente bel giocatore. Potrebbe fare quasi upgrade da trequartista. Mishu è diventato un 79, Esposito un 80. Abbiamo Zalazar che è diventato un 89. Quando ha fatto la carriera con lo Schalke, di certo non poteva crescere così tanto. Che spettacolo di giocatore. Questo lo prendo assolutamente anche su Sorey per il prossimo anno. Esposito, comunque 22 gol e 13 assist, finalmente Zalazar decisivo. Esposito, 28 gol e 9 assist. Ancora Esposito che cresce da impazzire. Ottimi dati per lui. Abbiamo poi Thales Magno con 26 gol e 14 assist. Un altro giocatore spaziale. Veramente, veramente spaziale. Poi, che dirà? Comunque le sue 21 presenze le ha fatte, probabilmente giocherà qualche minuto nella finale di Champions. E devo mettere valori anche discretamente alti per il nostro Bari, eh? Niente male. Mi sono già cuffieggiato le orecchie per questa finale di Champions. Bari, Atletico Madrid, questa è la formazione dei nostri sfidanti. Devo ammettere, niente male, ma anche la nostra non scherza. Andiamo in campo, sempre sul pezzo, e forza ovviamente, Bari. Attenzione, Espo il più coreografato, Espo! Espo, guarda che varia ti sta facendo giocare. Queste sono emozioni che tutti i tifosi dovrebbero poter vivere almeno una volta nella vita. Magno, fa volare Espo. Palla forse un po' troppo lunga e larga. Espo rientra. Espo! Impegno Oblak con un super destro. Assolutamente specialità della casa. Ci siamo ancora, Agumé. Sara. Zalazar. Zalazar! Ancora Oblak. Doppia occasione per il Bari. O per la Bari, come preferite. Zalazar, dove c'è Magno che colpisce. Ancora Oblak. Non è vero. Ma non è vero. Ma non è vero. Zalazar. Occhio alla palla per Espo, il mancino. Ancora Oblak. Non riusciamo a segnare a sto portiere, raga. Ma come? Casale. Ma voi immaginatevi se segna Casale col destro a giro dopo tutte le occasioni che abbiamo avuto. Oh mamma mia, Caprile, che intervento. Ed è il primo intervento del match. Faccio un cambio, forse farò anche una pazzia. Sposto Zalazar come mezzala di sinistra. Abbasso Esposito sulla tre quarti e metto Khedira in coppia con Magno. Magno. Oddio. Oddio! Khedira! All'88esimo! Khedira! Sblocca la finale di Champions, non me l'aspettavo! Avevo la testa già ai supplementari! Avevo la testa già ai supplementari, non posso crederci! Oh signore, non ci credo! Magno ha trovato una palla clamorosa per Palacios! Khedira ha avuto anche la freddezza di stopparla e col mancino di metterla sul primo palo battendo Oblak! Niente da fare per Cucureia. È proprio Khedira a portare sull'Olimpo il Bari. Non ci credo, non ci posso credere. Finisce qua, signori. Nel migliore dei modi. Non me lo sarei mai, e dico mai, aspettato. Mi immagino i maxi schermi al San Nicola. Zalazar alza la Champions League. Grande capitano. Crescita abnorme la sua. Bene, raga. Sono contento. Sono molto contento. Spero lo siete anche voi. Tifosi del Bari e non, immagino che i tifosi rivali non saranno molto contenti di questa scena, ma in ogni caso, sotto nei commenti fatemi sapere la prossima squadra da utilizzare per un'operazione rinascita. Come vedete cerco sempre di variare un po' i giocatori da prendere per non finire a prendere sempre gli stessi. E mi sembra di riuscirci abbastanza bene, sono sincero. Mi piacciono i progetti che creo. Qui un Bari sudamericano con una grande parte francese, ma anche con più di un giocatore italiano. Sono molto molto contento. Spero vi sia piaciuta questa operazione di rinascita, ragazzi.
Mi scuffieggio le orecchie. Noi ci vediamo al prossimo video. Saluto la mezza prossima. Ciao a tutti, ragazzi. Alzala, Salazar. Alzala.